La legge per la gestione pubblica dell'acqua che stiamo esaminando alla Camera dei Deputati rappresenta un'importante svolta per la qualità e i costi del servizio a carico dei cittadini. A parlare è Ilaria Fontana, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Ambiente alla Camera. Così come Frosinone, che ha visto le bollette aumentare del 154% dal 2007 al 2017, o casi come quello di Latina, al cui dispersione idrica è al pari al 70%, confermano quanto sia necessario intervenire per mettere ordine nel settore, razionalizzare la gestione industriale e soprattutto portarla fuori dalle logiche di mercato e finanza, escludendo speculatori e operatori attenti solo alla loro fetta di dividendi. Con la gestione pubblica tutti gli utili saranno reinvestiti per ammodernare e riparare la rete e gli invasi. Potremo finalmente dire basta alle reti colabrodo, all'acqua razionata e spesso inquinata e alle bollette ormai alle stelle. Il modello di gestione che introduciamo con la legge proposta dal Movimento 5 Stelle mette al centro le persone e il loro diritto a un servizio efficiente. Con questa norma attuiamo finalmente la volontà espressa dal 27 milioni di italiani con il referendum nel 2011 e portiamo all'approvazione del Parlamento una proposta di legge di iniziativa popolare. Insomma, un trionfo della democrazia e del concetto di acqua come diritto universale e inalienabile, prosegue Fontana. La legge prevede tempi congrui per il passaggio al nuovo modello di gestione e coperture finanziarie idonee a sostenerne l'applicazione. Parallelamente stiamo lavorando insieme al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Toninelli, per sostenere la grande opera del rinnovamento della rete idrica e dei grandi invasi abbandonati a se stessi dalla vecchia politica e da gestori interessati solo a distribuire dividendi. Con la nostra legge sull'acqua pubblica si cambia rotta su tanti fronti e finalmente la risorsa più preziosa e la sua gestione tornano nelle mani degli italiani.